Per quanto riguarda lo stadio Adriatico nei giorni scorsi era arrivata anche in questo caso una dichiarazione della sovrintendenza non proprio positiva per quanto concerne i lavori di riqualificazione dello Stadio Adriatico. A che punto siamo? Beh, diciamo che noi il 17 di luglio abbiamo ricevuto una nota dalla sovrintendenza dove ci dicevano che avevano iniziato un provvedimento per mettere sotto tutela ambientale tutto lo stadio adriatico. Però i tempi erano 120 giorni, noi a oggi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ulteriore da parte della sovrintendenza, quindi riteniamo al momento che questo provvedimento non abbia nessun tipo di valore e quindi noi, così come stiamo facendo in questi ultimi tempi, proseguiamo nel percorso di, di studio di, di fattibilità per la Ri, sistemazione, diciamo, per la ristrutturazione dello Stadio Adriatico. Noi al, entro fine anno avremo uno studio di fattibilità, eh? sottoporremo questo studio di fattibilità alla città intera, nel senso che mia intenzione è quella di convocare un consiglio comunale straordinario. Ascolteremo gli ordini professionali, ascolteremo, ascolteremo i portatori di interessi, ascolteremo i commercianti, ascolteremo tutti. Perché... Commercianti critici, tra l'altro. Commercianti sì, leggo critici, però voglio dire, noi siamo disponibili a fare tutto, contro mulini a vento non si può andare, allora deve essere un progetto condiviso da tutta la città.